non è che siamo una famiglia da andare a fare, no? La cosa non riguarda me, perché in grazia di Dio sono sanissimo, altro che. Allora io sono pazzo! Non ho detto questo, che se poi vogliamo, i pazzi a volte sono pure delle persone intelligenti, altro che. Allora sono strutto! A volte! No, a volte sì, sono tu sei, è una questione, senti, una questione di sensibilità, va! Allora tu sei zitto! Stefano, cerca di fumarti la sigaretta e giù te calmi un po'. Ho smesso! E perciò è meglio che cominci. Io me ne vado domani con, va! Dove andate questo? Mo? Cico! Mimi! Mi hai chiamato? Ma che è successo? Stai così pallido! E pure tu, Stefano, hai una brutta... C'era. Chi? Stefano. Perché non c'è più? Sta là, ho visto. Ma tu hai detto c'era. Ho detto c'era. Ah, per i pavimenti. Per viso. La crema. Con la crema. Per la bocca. Per dentifricio. È finito, bisogna comprare. Bisogna comprarlo, ma perché non ci vedo una buona volta a comprarlo, visto che non vuoi un cazzo dalla mattina alla sera? Io mi devo sposare, capite? Io devo pensare al mio matrimonio, mi devo sposare. Io ci penserei molto bene. Ma che significa? Ma ho detto solo che ci penserei molto bene. Quando uno figlio si sposa, con chi può? Con Nora. E appunto. Ma appunto che? Ma magari il fatto che ti sposi con Nora non lo preoccupa nulla, ma che sa? Vi conoscete così poco. Ci conosciamo da un anno. Per lettera, per telefono. È vero, Cico, come fa Stefano? Come fa? Stefano, come fa? Signora, potete dire a vostra figlia... Pirulicchio, pirulicchio! Mamma! Ma dimmi, Stefano, voglio che mi dici... Signora, potete dire a vostra figlia... Zomma, zomma! Zomma, zomma! Cico! Non dire certe cose di te, tu non gli insegnare certe cose. Ecco, io glielo insegno a lui. Guarda che lui che me le insegna a me, che se sei un professore, altro che lui me le insegna a me. E allora ci vogliamo bene. Nora ha bisogno di me. Così smette di lavorare. Sì, lavoro, che lavoro fa? A domicilio. Ah, una bella camerierina allora. No, non è che è lei che va a casa degli altri, sono gli altri che vanno a casa sua. Un lavoro nero allora. Nero, giallo, rosso, tutti i colori. Tutti i colori che lavora nel campo della maglierina? No, non veste, spoglia. Ma voglio indovinare, se spoglia fa la dottoressa. Ma che dottoressa? Acqua. La cameriera. Fuoco. Ma ho capito, boss, allora ci sono vicini. Allora fa la massaggiatrice. Niente massaggiatrice. Li fa i massaggi, li fa. Certo, gli altri li fanno anche a lei, questo sì. Però lei li fa i massaggi. Ma che significa che fai massaggi? Che forse ti sposi un atleta? Dicono tutti che è atletica. Ha un corpo d'atleta. Ma tutti chi? I clienti. Bravo, i clienti. Il cliente telefona e risponde la mamma. La mamma gli fa la segretaria. Bravo. Il cliente poi dice la parola d'ordine. Aspetta, una parola d'ordine, ma tutti fuori strada. Che fanno ora? L'agente segreto. No, lui è agente. Lei è segreta. Lui è agente? Stefano, ma che lavoro fanno ora? Ma che ci sta qualcosa a capire? Ci sta niente a capire. Vogliamo fare una telefonata? Ma chi? Allo 055 56 96. Allo 055 56 96. Ma quello è il numero di Nora, e questo come fa a saperlo? Ma questo sa tutto, questo è David Copperfield! Io sono David Copperfield! Che ci posso fare se ho certi poteri che fanno paura? Non ti permettere di fare il numero di Nora, sai? Non si chiama Nora, si chiama Bambola. No, ma chi è Bambola? Scusa. Ah, allora vuoi vedere chi è Nora? Ma Nora è la ragazza di Stefano, voglio capire chi è Bambola, mo. Senti qua, non ti permettere di fare il numero... Cosa sto telefono? Sei arrabbiato. Stai facendo una telefonata, per favore. Non è possibile.
Sigo, non mi devi guardare. Non mi piace più questo gioco. È finito il teatrino.